Walter Nocito, come abbiamo potuto vedere in questa settimana, la sanità calabrese non solo è ingolfata, sembra quasi che non voglia uscire dalla sua stasi. Buongiorno, abbiamo visto una settimana, caro Martino, nella quale le sofferenze di Gesù Cristo sul Golgota erano forse minori. Ha iniziato Titolo V venerdì scorso, ieri, venerdì, ha continuato. Devo dire che sinceramente in questa fase applauso, chapeau ai giornalisti, in particolare a Molino, Walter Molino, e a tanti altri che come lui stanno indagando e stanno diffondendo notizie che fino a qualche settimana fa erano patrimonio degli appassionati di cose di politica e di cose di Calabria, quali siamo io e te, ma erano minoranza del paese. Ora tutto il paese sa che la sanità in Calabria non funziona, che i commissari che dovevano migliorare la sanità calabrese non funzionano, che i politici regionali che in astratto, secondo il titolo quinto, dovrebbero occuparsi della sanità, dei servizi di integrazione sociale, della rete ospedaliera e di tutte le reti di servizio pubblico non funzionano. Questo è un dato che giornalisticamente sta emergendo. Invito tutti a seguire sull'online la puntata di Titolo Quinto, che ha dato la parola ai tre protagonisti per l'assurda teatrino della sanità calabrese. Quindi Cotticelli, quindi Spirlì, quindi le comunità competenti, quelli che non governano la sanità ma conoscono abbastanza bene la sanità. Mi piace segnalare Rubens Curia, ma non è l'unico. Ci chiediamo tutti, ma perché non nominare commissario pro tempore, cioè fino alle nuove elezioni, un soggetto preparato come Rubens Curia? Zuccatelli ha dimostrato di essere quello che i giornalisti dicono, quello che alcuni anche del settore hanno detto, e Spirlì è un facente funzione per caso, è un attore tragicomico, forse farsesco, che è abile, forse abilissimo, nella tecnica dello scaricabarile. Ma la tecnica di Spirlì da Taurianova è una tecnica deleteria per i calabresi, deleteria per i malati calabresi, e sostanzialmente questo attivismo che ora lui sta dimostrando in questi giorni, dopo il 15 ottobre, sinceramente non ha ragion d'essere. Avesse fatto un po' di attivismo nei mesi scorsi, avrebbe credibilità, e invece ora si scopre leader politico, leader morale dei calabresi, e fa dei discorsi che sono da soggetto politico, non da reggente di una situazione di crisi. Lui è un facente funzione, lui deve condurre la regione alle nuove elezioni. Il vero problema sarà quando votiamo per la regione Calabria. Questo al momento non lo sappiamo. Dal 10 di novembre è iniziata la campagna elettorale in Calabria, si affacciano anche vecchi volti della politica calabrese. Sì, tu mi vuoi forse segnalare che dal profondo della storia degli anni 80 e 90 riemerge Mario Oliverio, ma sinceramente anche qui il teatrino è stancante e ha stancato. Io credo che le forze politiche nazionali che esistono, deboli, frantumate e anche diciamo malamente dotate di uomini validi, ciascuno di loro debba offrire alla popolo calabrese, alla popolazione dei calabresi martoriati e offesi, dei nomi. Ha iniziato in verità il partito personale di Matteo Renzi, che candida il senatore Magorno, mi pare, ma mi pare una mossa di senso tattico, cioè noi siamo nella partita, noi faremo la lista, noi abbiamo uomini competenti. A questo punto deve emergere un volto e una forte leadership dell'area del PD e contemporaneamente un nome indicato dai 5 Stelle. Però 5 Stelle e PD latitano, questo è il vero problema. Sono latitanti della politica, non intervengono in modo sostanziale sulla sanità, non offrono uomini e nomi per le elezioni regionali, a meno che non fa riferimento
a una cerchia di soggetti che lentamente, felpatamente e io direi tatticamente sta portando avanti il nome di Antonio Viscomi. L'ultima comunicato stampa è sul Corriere di Calabria, i cosiddetti soggetti civici, soprattutto della provincia di Catanzaro e di Lamezia, che chiedono uno scatto d'orgoglio alla politica e poi fanno il nome di Antonio Viscomi. Anche qui, se fosse Viscomi, mettetelo sul piatto, mettete i pro e i contro di questo onorevole che francamente è anche molto valido e l'ha dimostrato negli ultimi 6 anni, però non basta, non bisogna fare queste tecniche di presentazione di nomi, bisogna dire il profilo ideale per il governatore della Calabria, meglio per il presidente della giunta, e lo devono fare i 5 Stelle, che però domani hanno gli stati generali, lo deve fare il PD se esiste come partito unito, non come frattaglia di componenti disperse, lo deve fare la sinistra rosso-verde, quelli insomma che in teoria possono chiedere il voto alla sinistra più storica, Articolo 1, Sinistra Italiana, i Verdi, i movimenti della sinistra civica e degli ecologisti. È stato avanzato lentamente e pianamente il nome di Tonino Perna, ma ci vuole una offerta politica più chiara, più distinta, più distintiva. Se accadesse ciò, faremmo un passo avanti verso le elezioni regionali di marzo. Direi che la data del 14 febbraio che la destra vuole è impossibile da realizzare. Fare le elezioni il 14 di febbraio vuol dire scrivere le liste a Capodanno, il 2 e il 10 gennaio. Io presumo che a gennaio non saremo nel plateau dell'epidemia, ma saremo ancora nella fase discendente. E noi sappiamo oramai che le epidemie hanno il picco, hanno la fase discendente e il plateau. Bisogna iniziare le firme e le liste quando si ha il plateau, cioè da gennaio in poi, direi a febbraio-marzo, per cui si deve votare non prima di marzo.